Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi stiamo ascoltando un'altra splendida messa, una della Madonna, che si intitola Maria Vergine, Madre e Maestra Spirituale. Commentando le letture e anche un po' il senso di questa messa, vorrei anche riprendere alcune parole che ha detto anche il Papa durante i viaggi, a recente viaggio a Međugorje. Qualcuno, come al solito, ci capisce poco, e quindi darmi anche una lettura comune con voi, perché possiamo comprendere bene, no? Cosa vuol dire Maria Vergine madre e maestra spirituale? Vedete quante volte il Papa ha detto nei giorni scorsi: siamo uniti dalla madre di Dio. Quindi io cerco nella Maria, in Maria, la madre di Gesù e madre mia. Madre è una creatura che si prende profondamente cura, con tutto l'amore possibile, di un figlio, perché non basta metterlo al mondo, occorre farlo crescere, quindi portarlo da bambino a uomo. Poi significa madre spirituale, significa che la funzione della Madonna nei confronti delle nostre anime è di farci prendere, portarci magari da una fede piccola o per tradizione, per cultura, per abitudine, ad una sempre più grande, e che ci porti a vivere profondamente, consapevolmente e santamente il nostro rapporto con Gesù. Quindi questa dimensione molto bella che la Madonna realmente esercita, ed è una delle funzioni principali che Maria fa nel nostro cuore. Non solo, maestra spirituale, ma la maestra di spirito. Sapete che i maestri di spirito sono gli autori che dice: voglio diventare santo, come faccio? Trovate un buon maestro di spirito, un buon padre spirituale, qualcuno, e mettiti alla sua guida e diventare santo. Come si realizza il rapporto di direzione spirituale? Con la parola. Tu devi mettere tranquillo, devi ascoltare quello che ti dice il maestro, come a scuola, lo devi mettere in pratica, e se metti in pratica quello che il maestro dice, diventerai santo. Cioè, lei ha pensato che la Madonna questo fa principalmente, è il suo compito principale. Vi ricordate quando il Papa nel giorno scorso ha detto: non è importante che la Madonna sia stata vista, non è importante vedere. Cioè, se io vedessi adesso la Madonna, cioè, è chiaro che io, se dicessi che non lo desidero, sarebbe bugiardo. Sarei contentissimo di vederla subito la Madonna, ma sarebbe un grandissimo godimento per me. Poi, finita la visione, finito. Non è che se tu vedi la Madonna diventi santo, affatto. Cioè, sei maggiormente tenuto a diventare santo perché c'è avuto una grazia così grande, ma vederla non comporta che diventi santo. Se invece la Madonna mi parla durante un'apparizione, anche brevemente, come ha fatto, e mi dice: fai questo, e io lo faccio, allora sì che divento santo. Se la Madonna Fatima dice: pregate tutti i giorni il rosario e fate i sacrifici quando vedete che succede qualcosa di strano, anziché stare sempre a criticare, e lo faccio, io cambio il mondo. Capite? Quindi la cosa importante non è vedere, ma è ascoltare. Ed è tutte quante le polemiche su Međugorje, cioè, questo l'ho raccontato un sacco di volte, a Borgo San Michele, a sana memoria, no? Io ho accompagnato pellegrinaggi 3 o 4 volte a Međugorje, d'accordo? Io personalmente, fino a quando la Chiesa non darà una parola definitiva, sono propenso a credere che a Međugorje appaia la Madre di Dio, o quantomeno sia apparsa, d'accordo? Solo che quando io ho conosciuto tempo fa l'apparizione di Međugorje, ho visto quello che la Madonna, il messaggio di Međugorje è impegnativo, la Madonna chiede delle cose grosse a Međugorje, da andare a messa tutti i giorni, per esempio, di dire rosario in terra tutti i giorni, di fare digiuno 2 volte a settimana, tutte queste cose qui penso che le abbiate sentite in giro, no? Perché adesso è diffusa la spiritualità di Međugorje, no? Allora, in ogni caso, qual è la cosa importante del Međugorje? Cioè, che io vado lì perché speriamo che il veggente c'è l'apparizione, così assista all'apparizione. Io ho assistito a qualche apparizione, non succede niente ad altre apparizioni. Tu vedi uno che guarda verso l'alto, presumi che ci sia la Madonna, ma tu non senti niente, non vedi niente. Che c'è a far vedere l'apparizione? Non serve a niente, non senti. Allora, io venivo alla sticola di viaggio e cominciava a dire gente: io è la 15ª volta che vengo a Međugorje, quindi 15 volte a Međugorje, 10 volte, 8 volte, poi dice, dico io ho il secondo pellegrinaggio, compagno, dico, io mi sentivo, insomma, dico, allora però arriviamo là, dico, senti un po', ma tu chiaramente l'hai messa tutti i giorni, dato che la 15ª volta viene a Međugorje. Beh no padre, tutti i giorni, ma la domenica sì, eh. Ah, dico, ma te confessi spesso? La Madonna ha detto, al massimo una volta al mese, meglio una volta a settimana, a Međugorje. Dico, te confessi così spesso? Dice, ma sì, più o meno, però Natale e Pasqua sempre. Dico, ma il rosario lo dici? Ah sì, tutti i giorni. Ma il rosario intero? No, il rosario intero dura un po' troppo. Però i misteri del giorno dico tutti i giorni. Dico, scusa un attimo, no? È la 15ª volta che viene a Međugorje.
Cioè, queste cose, ma se la Madonna dice di fare 1, 2, 3, 4, e tu dici che ci credi, e come fai a non metterle in pratica? Io la seconda volta che ci vengo, ma da quando ho sentito queste cose, per esempio, lo conferisco, io cerco di dirlo tutti i giorni. Cioè, però, non ha detto che ci riesco, d'accordo? Se no, a che serve? Cioè, ammesso che appare la Madonna, no, veramente, e che vai a farla a fare? Se non metti in pratica quello che ti sente, se non ascolti quello che ti dice, e riconoscendo in lei una madre o una maestra, che se ti dice una cosa, anche se è sempre impegnativa, ti la dice molto bene, ma scusa, ma che c'è a fare? Non so se sia detto. Questo è il senso di molte cose che sono state dette anche nei giorni scorsi, che sono da condividere al 100%, la liturgia della Chiesa ci dedica una messa. Maria è anzitutto madre e maestra, cioè ti prende da bambino nella fede e ti fa diventare grande nella fede. Ti dà dei consigli perché tu li metti in pratica, perché tu possa crescere e diventare santo. Se non le permetti di essere madre, e non le permetti di essere maestra, non ascolti quello che dice, certo, la Madonna continua a volerci bene perché lei, l'amore che c'ha è infinito, ma la sua azione è paralizzata. E anche se tu vedessi la Madonna, dici, ma come è quello che ha visto la Madonna e non è diventato santo? Può darsi tranquillamente che una persona veda la Madonna e santo non c'è diretto, perché non è importante vedere, è importante ascoltare e mettere in pratica quello che si ascolta. Ecco perché abbiamo sentito nel Vangelo, avete visto, se tua madre e i miei fratelli ti cercano, ci chiedono. Allora, mia madre è chi mette, ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, d'accordo? Perché la Madonna questo ha fatto, e la Madonna questo è quello che vuole che facciano i suoi figli. Bene, cerchiamo di essere tra quelli che consentono alla Madonna di esercitare in pienezza il suo compito di madre e di maestra della nostra vita interiore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.